Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. È domenica e quindi sono tutti qua da me. Wow, yeah! Io sono contentissima perché mi posso mettere a cucinare tutte le cose che voglio, mi sbizzarrisco, intanto faccio movimenti con le mani, giusto Si amore? sbizza. Mi sbizzo. E qui abbiamo della spalla di maialino. Maialino, insomma, maialotto, insomma, bello grande. Questa è una spalla sola? Sì, questa è una spalla sola. Salute! Così c'era scritto sulla confezione, ragazzi, non è che sia proprio una maestra di tagli di carne, soprattutto di maiale, che non è che ne uso, ne usiamo tantissimi, a parte l'arista. Però una volta, ogni tanto ci sta bene, no? Allora, io l'ho già preparato, scusate, sono raffreddatissima. Ho già preparato dentro una teglia. Con una bottiglia di birra, l'ho annaffiato con la birra, sale e pepe. Birra particolare No, o birra, birra, birra. classica da bancone? Esatto, la classica birra così, quella che volete voi. Poi se volete mettere birra aromatizzata, eccetera, eccetera, fate come volete. Se volete mettere altre spezie tipo rosmarino, eccetera, eccetera, fate come volete. Io ho messo solo sale e pepe. In realtà, più spezie mettete, più la carne viene profumata, ma poi dopo non sentite il sapore della carne, perché mi è già successo, ricordi, Come no? che abbiamo messo un pata negra, un prosciutto di pata negra che abbiamo fatto alla brace e l'abbiamo messa a bagno tutta la notte con vino, aceto, insomma tutte le spezie che di solito vanno nella bagna nella marinatura della carne. Ecco, la mattina quando l'abbiamo cotto, sì, era buono, però sapeva troppo di spezie e non ci siamo gustati la carne. Quindi in teoria e in pratica adesso ho fatto in questo modo qui. Va bene? Ora lo andrò a girare perché è stato circa 2 ore su questo lato e andrò a girarlo nell'altro. Eccolo qua. Quindi un paio d'ore per lato deve Sì, un stare. paio d'ore per lato, esattamente. Ecco qui, risalate, ripepate anche quest'altro lato e poi ci vediamo tra un paio d'ore per la cottura. A dopo. A dopo. Eccoci, allora abbiamo lasciato per altre 2 ore il maialino nella birra, sale e pepe e adesso Ci ubriachiamo ci oggi. ubriachiamo certamente. Ora lo vado a scolare, adesso tolgo tutto il liquido. Poi metterò appena un filino d'olio proprio per non farlo attaccare perché insomma tutto il grasso del maiale non ce n'è bisogno di mettere chissà quanto olio e lo metterò in forno a 200 gradi, 200 abbondanti perché il mio cuoce a temperatura più alta non so per quale motivo, quindi sono 210 vostri per almeno un paio d'ore almeno. Ora, a metà della cottura aggiungerò le patate, perché le patate col maialino, insomma, voglio Sono dire, morte loro. certamente. Sicuramente ci sarà da togliere una parte del grasso della cottura, insomma, del grasso di cottura, e poi aggiungerò le patate, perché non è che posso affogarle nel grasso del maialino, ok? Quindi ci vediamo tra un attimo quando ho scolato. E mentre sto mettendo insomma in forno il maiale, scusatemi oggi. Eccoci, abbiamo messo un pochino d'olio, adesso lo massaggio un pochino. Abbiamo scolato. Sì, assolutamente abbiamo tolto tutta l'acqua. Mia nonna quando faceva questa cosa diceva che lei lo pilottava, non so per quale motivo diceva così. Quindi lo lasciamo prima cuocere dalla parte della cotenna per diciamo un'oretta, poi lo giriamo e facciamo fi finire la cottura insieme alle patate che non so dove entreranno in questa teglia perché però Le possiamo mettere a spicchi sì tra le costole qui. su ogni Va taglio. bene ragazzi, lo metto in Le faremo forno, entrare, tanto non certo, vi preoccupate. lo metto in forno, ci vediamo tra un po'. A più tardi. Eccoci qua, allora siamo a metà cottura, come vedete c'è ancora il sanguino, quindi adesso gireremo, voilà, il Colore. nostro maggialetto, insomma mica tanto detto,
questo ha la spalla, questo. Quindi insomma non è piccoletto, per fortuna. Abbiamo fatto un po' di spazio per le patate. Sì, abbiamo fatto un po' di spazio per le patate. Adesso metto le patate tagliate abbastanza grosse. Così. Ops. Dai, che prima o poi faremo un video in cui a tavola con Silvia viene ripresa. No. Mentre fa tutto. No, no, non voglio. Non mi piace essere protagonista di certe cose, no, assolutamente. Ma ti vogliono vedere gesticolare? Lo so, vabbè, non lo so, vedremo. Dai, facciamo crescere la pagina così la convinciamo tutti. Ecco, sì. Allora, facciamo così. Quando arrivo a 3.000 like sulla mia pagina a tavola con Silvia, mi farò vedere. Beh, perfetto, dai. Dai, iscrivetevi a tavola con Silvia, pagina Facebook. Oddio santo. Non manca tantissimo, siamo quasi a metà strada ai 3.000. Ma sono 1.300, ma insomma che siamo quasi a metà strada, dai. Che vederla gesticolare, credetemi, è puro divertimento. Uff. Che pizza, ragazzi, che pizza. Hai lanciato questa sfida, adesso bisogna... Certamente. Allora, non metterò altro olio, perché, ripeto, c'è tutto il grasso della carne, e quindi ne metto appena un filo sulle patate. Intanto metto il sale sulle patate, e anche sul maialino, e sulla cotenna ci va. Ecco qui. Dopodiché metto appena... un filo d'olio. Arrivo, eccomi, così e così. Ok, ragazzi, l'olio in forno per almeno un'altra oretta, quindi ci vediamo più tardi. Ciao. Eccoci qua, è pronto il nostro maialino arrosto con le patate. E adesso dovremo mangiarlo, perché insomma... Alla fine quanto è stato? È stato 2 ore, 2 ore e mezza più o meno, perché non ho calcolato bene i tempi quando l'ho tirato fuori per mettere le patate. Faccio sentire. Quindi, quanto è croccante. Ci sta. Buon appetito. Buon appetito. E alla prossima ricetta. Ricordatevi che a tavola con Silvia, raggiunti 3.000 Oddio. Mi piace sulla pagina Facebook a tavola con Silvia, si mostrerà in tutta la sua bellezza, sì, e vi farà vedere tutte le sue mosse. Sì, vabbè. Quindi, la mossa del pinguino faccio. Vabbè. Ok, buon pranzo ciao a tutti. Ciao.